Possiamo cominciare. Direi due parole introduttive per aprire il seminario e soprattutto per riflettere sul perché fare un seminario su autobiografie spirituali. Ma la prima ragione è che nel nostro mondo, nella nostra cultura, siamo portati spesso a dire io, a parlare di noi stessi, a raccontare le nostre storie e al giorno d'oggi diciamo che possiamo farlo in modalità sempre maggiori in numero e sofisticate in tecnologia. Quindi riflettere un attimo criticamente su che cosa vuol dire parlare di se stessi e su come si può parlare di se stessi, può avere un senso proprio per questo motivo, perché lo facciamo molto, perché lo facciamo, attraverso tanti canali, attraverso tanti media, ed è bene capire, che, lo facciamo però all'interno di una tradizione culturale molto ricca, ecco, che fa parte di una enciclopedia ben strutturata e sicuramente di grande interesse. Inoltre, forse così a livello di pratica comune o come dire, anzi meglio, di idee comuni, no? Di, come dire, quasi di cliché, siamo portati molto a pensare alla unicità delle nostre esperienze personali, no? Avere voglia di raccontare se stessi perché siamo delle persone, degli individui con una storia, particolare. Quest'idea ci viene anch'essa da un retaggio culturale, ben preciso, possiamo dire che, è un'idea con particolare forza, per esempio, durante il romanticismo, ma di fatto, come ci sarà modo di vedere, il racconto di sé passa attraverso tutta una serie di topoi, di caratteristiche ricorrenti. E quindi ecco, questo carattere di unicità individuale può anche questo, anzi deve essere oggetto di una riflessione critica. E dall'altra parte, invece, vale la pena di riflettere sull'autobiografia perché, come dice Lotman, ciascuna cultura stabilisce dei codici per cui alcuni individui hanno diritto a una biografia, cioè la loro biografia e a maggior ragione la loro autobiografia viene ricordata per determinati motivi, altri invece no. Quindi perché alcuni individui sono degni per una cultura di essere ricordati perché la loro storia ha un valore per una certa cultura, mentre altri invece no. E qua arriviamo a parlare anche del problema della esemplarità, cioè ci sono storie personali che diciamo, fanno veramente la storia, che poi diventano esemplari. Anche questo è un fenomeno importante adesso come lo è stato nel passato, perché ovviamente in tutte le epoche ci sono dei modelli, no? Delle persone la cui vita veramente ha un valore esemplare, quelle che pensiamo non solo per esempio in ambito religioso ai santi, ma anche in ambito diciamo secolare e diciamo in senso molto alto, pensiamo alle icone di tutti i tipi, no? Quindi personaggi che in qualche modo sono esemplari, quindi storie di vita che diventano esemplari. Poi il genere autobiografico si esprime in una pluralità di stili, penso che questo verrà fuori più volte, diciamo, all'interno del seminario. È un genere difficile da, come dire, da definire, nel senso che appunto può essere espresso in una grandissima varietà di generi testuali, dall'epistola al diario, alla narrazione, più romanzesca, alla narrazione in prima persona, poi ci sono autobiografie scritte invece in terza persona. Quindi, voler dare una definizione basata su questo tipo di parametri di che cosa sia un'autobiografia diventa complesso, però è anche quello che rende questo, chiamiamolo genere, se così si può, interessante da studiare. Questo è un insegnamento di semiotica delle culture religiose, quindi appunto l'idea è quella di concentrarci sulle autobiografie spirituali. In questo ambito, diciamo,
l'autobiografia ha un valore molto particolare. Anche qua, come dicevo, ritorniamo anche qua ancora una volta al tema dell'esemplarità e ha tutta una serie anche qua di motivi, di topoi ricorrenti di grande interesse. Penso per esempio alle storie di conversione che sono state studiate da tanti studiosi appartenenti a correnti, con specializzazioni molto diverse, con esiti davvero molto interessanti. Quindi racconti su come le vite delle persone sono cambiate, racconti su come nasce una fede, come si costruisce una credenza, su quali eventi portano a dei punti di svolta più o meno radicali nella vita, delle persone. Ecco, questo è un seminario che prevede l'intervento di studiosi e studiose provenienti da vari ambiti disciplinari e che ci permetterà di studiare l'autobiografia spirituale da una grande quantità di punti di vista. Quindi, detto questo, io sono molto felice di aprire questo seminario con Francesco Marsciani, che è qui con noi, che è professore di semiotica all'Università di Bologna e fondatore del Centro CUBE, Centro Universitario Bolognese di Etnosemiotica, e che diciamo, ha al suo attivo tantissime importanti e belle pubblicazioni su tanti temi diversi, tra cui per esempio la semiotica del corpo, se così possiamo definire questo ambito, piuttosto che appunto sicuramente l'etnosemiotica, la semiotica greimasiana, e Francesco ha collaborato sia con Greimas che con anche Umberto Eco. Non gli prenderei più tempo, ricordo solamente che il titolo del suo intervento è L'orizzonte efficace delle origini, paesaggi, territori, abitazioni. Io ti ringrazio molto Francesco di essere qui e ti cedo volentieri la parola. Allora, comincio io. Comincio con vi cito una frase. Un'autobiografia potrà mai essere qualcosa d'altro che un miscuglio fittizio di menzogne? Questo è il nostro maestro Greimas e la butta giù così. Lui è sempre stato molto sollecitato per cioè, gli sono state fatte molte domande sulla sua vita, ovviamente, anche perché è stata una vita difficile dal punto di vista dell'identificazione, se vogliamo. Lui ha parlato di sé come uno che ha dovuto vivere nella schizofrenia dell'essere lituano all'estero. Pare che per i lituani la cosa sia particolarmente sensibile. Più che per noi, per esempio, che non sappiamo mai cosa vuol dire o cosa voleva dire essere italiani, sia siciliani, veneti, liguri, ma e invece per i lituani la cosa è molto forte, quindi si portano la lituanità. E quindi lo confessa. E d'altra parte ci sono degli elementi autobiografici che tornano poco dopo a questa cosa di cui vi darò i riferimenti, che bozza di un'autobiografia intellettuale, che è un'intervista che gli viene fatta, materiali lituani. Può essere che io non mi senta più a casa da nessuna parte. Talvolta mi tornano alla memoria le sponde cespugliose del Sesupè, che è un fiume lituano, le passeggiate con mio padre nelle foreste di Pri. Come vedete, c'è un'irruzione del ricordo affettivo dentro l'idea del non sentirsi più a casa da nessuna parte. Io lascio Greimas qui. Mi è bastato come nume per mettermi sotto le sue ali e cominciare questa avventura vostra, e anche per me un po' un'avventura, perché in realtà il vostro invito è stato per me una sollecitazione, soprattutto. Non ho risposto con un sì da competente, ma ho risposto con un sì da curioso, per così dire.
e non mi sono mai occupato di autobiografie, questo è quanto. Oltretutto, in particolare, il primo invito menzionava l'interesse vostro per le autobiografie di conversione o autobiografie spirituali. Ora, al di là di un'assunzione di comodo che mi faccio, mi regalo, ed è che probabilmente tutte le autobiografie sono autobiografie spirituali. Spirituali, nel senso che ci sono autobiografie sentimentali, autobiografie intellettuali, ma insomma, tutto sommato, hanno sempre a che vedere con quello che si può chiamare la ricostruzione del senso della vita, se vogliamo, no? O di un senso della vita o del senso di una vita. E da questo punto di vista, in un certo senso, c'è la proiezione di una luce che dovrebbe dissipare le oscurità dei ricordi, e in questo senso credo che ci sia sempre questa componente di luminosa della spiritualità, insomma, in gioco, diciamo così, in gioco, in tanti modi diversi, ovviamente, a tante gradazioni, ma insomma, in gioco c'è sempre. Ma c'è poi il problema dell'autobiografia di conversione o delle storie e su questo invece io non, sì, mi è capitato di, avrei potuto interpretare così, non so, un passaggio dei Tristi Tropici, la scoperta del mondo nuovo di cui mi occupai anni fa da parte di Lévi-Strauss, oppure forse qualche cosa legato un po' alla letteratura di guerra. Ma in realtà non soltanto non me ne sono mai occupato, ma non avevo neanche ricordi. E più in generale, invece, ho proposto questo titolo sulle origini efficaci per una ragione, perché io ho letto quattro autobiografie più una, diciamo, a caso nella mia vita. Spinto dagli interessi più vari, così, anche semplicemente di piacere letterario. E ho provato a dire, ma le ricordo, ho in mente qualcosa di queste quattro. E poi ce n'è una più una, diciamo così, quattro più una, se vogliamo. Mi ricordo bene. Mi ricordavo abbastanza bene che tutte queste autobiografie, come dire, poggiavano o bagnavano, come direbbero i francesi, in una loro modalità così, come se emergessero da un mondo ambiente originario. E in un certo senso non dico che dovessero spiegare gli esiti di una vita. Questi luoghi, ma che contribuissero a colorarlo, ecco, a tingerlo di qualcosa. E così mi sono detto, forse potrebbe essere piacevole approfittare di questo invito per andare a vedere che cos'è l'impressione. Ed è quello che ho fatto. È quello che ho fatto, quindi vi parlerò di quattro cose. Di quattro biografie più una, forse, questo più una, non so, ma insomma quelle che avevo in mente perché ricordavo bene di averle lette in fasi della mia vita molto, molto lontane l'una dall'altra. Sono la e anche tra di loro vedrete, non hanno molto a che vedere l'una con l'altra. Sono le Confessioni di Sant'Agostino, le Confessioni di Rousseau. La storia della mia vita di Casanova e Ricordi, sogni e riflessioni di Jung, Carl Gustav Jung. Vi dicevo, le ho lette in fasi diverse, per ragioni diverse e per divertimenti diversi, per piaceri diversi. Però mi ha fatto piacere lavorare. Devo dire che lavorarci poi mi ha dato molte soddisfazioni. Non sono affatto sicuro che saranno soddisfazioni che io riesco a trasmettere a voi,
e che lo siano anche per voi, ma a me sì, effettivamente quest'idea di starci intorno ha prodotto in me una... Se non altro, ho messo insieme queste quattro letture, quattro pezzi della mia vita, che so, e sono stati anche pezzi della mia vita, e dando loro un senso quantomeno descrittivo, se non analitico. E quindi la semiotica oggi mi ha aiutato a riguardarlo. Bene, allora, in un certo senso sono anche contento di essere il primo, perché rispetto al vostro progetto può darsi che si possano leggere queste mie considerazioni in termini di come se forse potrebbero essere prese come un preliminare, se vogliamo, un preliminare di diritto perché sono il primo a parlare, ma anche tematico, cioè un preliminare nel senso che se ci sono conversioni o elaborazioni spirituali o intellettuali di ciò che è successo è perché qualcosa ha cominciato a succedere ad un certo punto. E per esempio, se c'è una conversione, c'è qualcosa che viene convertito in qualcos'altro. Ora, questo qualcosa ha a che vedere con l'idea che la nostra vita è andata formandosi e c'è tutta una fase di formazione, no? Una fase di formazione. Formazione di che? Formazione del carattere, essenzialmente. È uno dei termini che il vocabolario autobiografico sfrutta di più, no? La formazione del carattere, il formarsi del carattere. E probabilmente questo formarsi del carattere può essere inquadrato, niente affatto spiegato, penso, ma inquadrato anche attraverso la ricostruzione che ciascun autore dell'autobiografia fa del mondo ambiente in cui è nato, cresciuto e in cui ha cominciato a guardarsi intorno, insomma. Naturalmente, come capite bene, giustamente diceva Jenny all'inizio, nella sua introduzione, che di autobiografie ce ne sono tantissime, certo, sono centinaia e di tanti tipi diversi, già queste quattro sono diverse tra loro, come dicevo, ma io vi prego appunto ho messo un po' le mani avanti, vi giustifico il loro accostamento soltanto per il fatto del tutto marginale, casuale, contingente che io le ho lette. E erano quelle che avevo letto. Non mi sarei messo a leggere altre autobiografie che spesso non sono raccontini, per così dire. Per il seminario e quindi ho messo a disposizione il materiale che possedevo, diciamo così. Dunque, ma come cominciare a impostare un lavoro che da un lato provi a cogliere in ciascuno di questi lavori, di queste opere, una ragione esplicitata per lo più, ma anche implicita altrettanto spesso da parte degli autori, la ragione che li spinge in un certo senso a scrivere un'autobiografia. E se questo non è come tipo di problema o domanda, il terreno utile forse per provare a stabilire, diciamo così, un terreno di comparazione possibile. Cioè, altrimenti il gioco sarebbe consistito semplicemente nel prenderne una. O al massimo due, giusto per riempire il tempo di una conferenza, e entrare nel merito, raccontare più dettagli, ma ho come l'impressione che, oltre al fatto che non sempre l'idea dell'origine mondo ambiente di provenienza è così dettagliata, esplicitata da costituire elementi di interesse analitico, per così dire, e questo non sempre avviene. Ma sarebbe stato anche un altro tipo di lavoro, avrei dovuto
avrei dovuto rinnegare alcune delle mie letture, forse non avrei avuto il materiale sufficiente per provare a rispondermi a questa domanda. Che cosa fa sì che ci si metta a scrivere un'autobiografia mettendo insieme ricordi di quando si era piccolini e ricordi della propria famiglia, il luogo d'origine, no? La provenienza. E su questo invece ho provato a fare questo lavoro. Il risultato è un risultato del tutto, evidentemente del tutto arbitrario, per così dire. Cioè, così come l'autobiografia è una ricostruzione a posteriori di un senso dato a eventi che molto spesso sono rielaborati, anche reinventati, ingrassati di trame laddove spesso si ha l'impressione che probabilmente il ricordo non in quanto tale non giustificherebbe tanti dettagli invece. Ma oltretutto, su un'operazione di questo tipo, che è una ricostruzione a posteriori di trame e di sintagmi che garantiscano un senso della vita, il lavoro che faccio io è ulteriormente, ancora più, come dire, ricostruttivo, e quindi forse ci si potrebbe chiedere perché io lo faccio, il che darebbe vita ad una mia piccola autobiografia locale, eventualmente, cioè che cosa ho voluto fare di me stesso in questi giorni che mi sono preoccupato di preparare questa conferenza. Va bene. Comunque, il primo passo che mi propongo di compiere è comprendere la giustificazione esplicita o implicita del progetto autobiografico, e a partire da questo mio materiale. Allora, in realtà, di domanda mi ha chiesto di capire qual era in un certo senso la qualità del racconto autobiografico, e cioè a che cosa il racconto autobiografico risponde. Nei miei casi si possono identificare queste razionalizzazioni, se vogliamo, o anche esplicitazioni di motivazioni reali, in termini abbastanza chiari, abbastanza distinguibili e perciò stesso utili nell'effetto comparativo. Ad esempio, si può anche rispettare un certo ordine cronologico e partire dalle confessioni di Sant'Agostino. Ho visto che ci sarà una delle conferenze del seminario dedicate, se non ricordo male, se non mi sbaglio, alle confessioni di Sant'Agostino. E ben venga, si diranno cose probabilmente molto più approfondite di quello che sto per fare io. Ma effettivamente le ragioni per cui io dirò relativamente poche cose, e dipendono giustamente dal fatto che inserisco il caso Sant'Agostino dentro a questa piccola collana che ricostruisco io. E quindi diciamo che le confessioni di Sant'Agostino sono una confessione. Sono una confessione, lo dice il titolo, certo, ma va specificato. Le confessioni di Sant'Agostino sono una vera e propria confessione, cioè una vera e propria confessione sacramentale. Si tratta del sacramento della confessione. C'è la dimensione costante, ma c'è la dimensione narrata. C'è un narratario, se così vogliamo dire, che è Dio stesso.
E questa dimensione del Dio presente ad ogni pagina del testo funziona come un attore che incarna la trascendenza. Ed è il riferimento principale di tutta la messa in discorso della propria vita da parte dell'autore. Riferimento principale, anche se non unico, il lettore o l'ascoltatore della confessione non è sempre soltanto Dio, ma è anche gli altri uomini che leggeranno, certo, e che forse riusciranno a imparare qualcosa da questo atteggiamento che Sant'Agostino, da questo tipo di attitudine, più che atteggiamento, che Sant'Agostino mette in campo, ma è il riferimento, diciamo, legato a una sorta di ammissione, di conflitto, di competenza. Adesso termini un po' semiotichesi, ma insomma non ne userò tanti. Il conflitto di competenza che mette a rischio il mandato e che espone continuamente il soggetto. Che, badate bene, nel modo in cui Sant'Agostino si racconta, è un vero e proprio, dal punto di vista narrativo, è un vero e proprio eroe della performance. Termini generativi, Sant'Agostino sembra essere qualcuno che ha ricevuto un mandato e nel formare le competenze adeguate al proprio mandato incontra una quantità di ostacoli che sono precisamente un conflitto di competenze. Questo lo mette nelle condizioni di non essere sicuro, niente affatto sicuro, di essere in grado di rispondere al mandato del destinante. E lui fa i conti continuamente con il destinante sanzionatore, cioè Sant'Agostino si confessa come ci si confessa di fronte a un Dio che giudica, su questo non c'è dubbio. La motivazione dell'autobiografia agostiniana è precisamente questa operazione di una confessione sacramentale nei termini di una ammissione di colpevolezza. E l'ammissione di colpevolezza è, dal punto di vista della ritualità, di questo atto, di questa operazione, si incastona, per così dire, si inserisce nella preghiera. La preghiera diventa la voce del peccatore che è rivolta alla misericordia del Padre e chiede, in quanto preghiera, al Padre di essere misericordioso, benevolo, di perdonare, di aiutare a essere migliore. E proprio in questo quadro argomentativo si inserisce l'ammissione della colpevolezza, cioè la vera e propria confessione. Io mi confesso perché in questo modo ti dimostro di sottomettermi al tuo volere e di chiedere la tua grazia in quanto sono pronto a riconoscere che ho peccato. In un certo senso tutto il valore, il senso del racconto di sé è giustificato, quindi il progetto autobiografico di Sant'Agostino è, diciamo, in una prima fase, cioè la fase di Sant'Agostino peccatore, naturalmente, perché poi c'è tutto uno sviluppo successivo, ma io non l'ho detto, ma credo si sia capito, mi sono concentrato sulle prime pagine di queste autobiografie, cioè sulle prime fasi, non necessariamente pagine, possono anche essere più pagine, però sulle prime fasi della vita raccontata. Quindi quello è il Sant'Agostino che si confessa e il senso di questo racconto di sé è giustificato da questo rapporto che la preghiera sviluppa, che è il rapporto di alleanza con il Padre Celeste e della sua costruzione, di questa alleanza e gestione. Quindi
È una missione che è il preliminare necessario affinché si comprenda che l'atteggiamento del peccatore è un atteggiamento aperto alla conversione, naturalmente, cioè allo smettere di peccare, e che questo venga riconosciuto dal destinante sanzionatore, il quale avrà il potere di accogliere questa missione come una proposta di alleanza. E ora, questo in qualche misura è come tipo di operazione, ovviamente, soprattutto scritta a posteriori, ma già come tipo di operazione nel momento in cui Sant'Agostino dirà che i suoi piaceri in realtà erano sempre stati inquinati fin da giovane dall'inconsistenza, dalla svalutazione che il piacere stesso procurava, e quindi una sorta di sofferenza intrinseca, no? Una mancanza intrinseca di soddisfazione. E questo però comporta, questo tipo di riflessione comporta già una sorta di coscienza formata, ed è la ragione per quel fatto curioso per cui Sant'Agostino dirà a più riprese che non ricorda nulla degli anni della prima infanzia, e comincia con l'adolescenza a mettere insieme i propri ricordi, ricordando quello che faceva. Ma sulla prima infanzia, invece, non ha nulla da dire, anche perché la prima infanzia mette in gioco qualcosa che si sente come viene gestito con difficoltà, e cioè c'è il bambino che è un bambino già peccatore, perché è un bambino che avanza i propri desideri e i propri bisogni, spesso scontrandosi con le regole. Quindi il bambino, in quanto tale, è un bambino disobbediente. E nella sua naturalezza, cioè il bambino è innocentemente colpevole, è qualcuno che nella sua impossibilità di essere altrimenti, se vogliamo, è qualcuno che compie il male già da piccolo, già da bebè, proprio da infante. Questo provoca e induce un curioso contrasto che io, leggendo l'insieme delle confessioni, è come se questo si andasse svanendo a poco a poco a poco, ma che fosse il leitmotiv di tutto il racconto, che è questa difficoltà a uscire dalla propria natura. Ma la propria natura è quella che, si sa, no, solito contrasto, è la natura che Dio ci ha dato, quindi dov'è il male? C'è il male. E questo problema del male è precisamente ciò che accompagna il senso stesso, diciamo così, del racconto autobiografico agostiniano. Tant'è che rispetto ai bambini, lui, Sant'Agostino, non l'assume in proprio. Dirà che sì, gli è stato detto che era un bambino come gli altri, e dirà che quindi avrà peccato, perché poi ha visto i bambini peccare. I bambini sono capricciosi, e il quadro che dà di sé è di un bambino che è stato capriccioso, un bambino che è stato disobbediente, un bambino a cui piaceva uscire a giocare, non aveva nessuna voglia di ubbidire, non aveva nessuna voglia, per esempio, i primissimi anni di scuola, non aveva voglia di imparare a leggere. Era un bambino che correva fuori, che non aveva che. Che si faceva sgridare dai maestri. E poi a mano a mano che impara a ricordare, quindi c'è una prima fase che non ricorda, ma sa quello che avrà fatto, sa quello che ha fatto perché si sa che si fa così. Dopodiché impara a ricordare, e nell'imparare a ricordare ammette sempre più che impara anche a peccare. E il ricordo e il peccato vanno di pari passo. Crescono insieme in un certo senso, cioè si comincia a peccare nel momento in cui si ha coscienza di quello che si fa, essenzialmente. A poco, a mano a mano che la coscienza aumenta, cioè
e che rimane come effetto nella memoria, quindi il ricordo è un ricordo distinto, e quello è anche il momento in cui si può dire che si pecca. E questo è contraddittorio con quanto dicevamo prima, cioè anche i bambini piccoli peccano. E su questo credo che sia veramente il tema, il grande tema, che come dicevo, è il grande tema della natura del male. Dio non può fare il male e tuttavia Dio immette, cioè ci costruisce come coloro che peccano da sempre. Quindi noi come creature di Dio siamo naturalmente peccatrici. Quindi da lì, da questo movimento verso l'autoconsapevolezza, il ricordo e il peccato che si fa peccato, peccato intenzionale, se vogliamo, non tanto perché si voglia peccare, ma perché si vogliono fare quelle cose che sono le cose peccaminose, inizia un po' tutto quel percorso tortuoso tra piacere e sofferenza. Piacere e sofferenza che lo condurrà proprio trascinandolo nella vita giovanile e più che giovanile, insomma, fino a quel rapporto contrastato, il suo grande amore per la sua donna e al tempo stesso il bisogno di non essere innamorato di lei, come voi ricorderete. Di Sant'Agostino sentirete parlare meglio, ma l'unica cosa che vorrei mettere un attimo una pennellata sulla scena discorsiva, che è, come dire, l'immagine che si trae da questi quadri della sua vita infantile, perché mi servirà per fare questa, poi l'altra, poi l'altra, poi l'altra. Qui abbiamo una scena discorsiva, quella agostiniana, che è una scena discorsiva astratta, piazza assolata, giochi di bambini per strada, le cose che fanno il loro corso. Siamo in un villaggio, in una cittadina, con le piazzette, bambini che giocano per strada. Mi ha fatto venire in mente le inquadrature, quelle tante inquadrature di quello sceneggiato che ha avuto tanto successo fino all'anno scorso, che si chiama, tutti abbiamo visto di sicuro, che si chiama L'amica geniale. Insomma, quei primi anni con i bambini che giocano per strada in quell'atmosfera astratta, dove sono i giochi che guidano le giornate. Quei giochi si corre. Assolata perché? Perché così assolata? Perché ho avuto l'impressione che la scena primaria, tra virgolette, ma proprio la scena discorsiva della prima infanzia, chiamiamola così, di Sant'Agostino, dovesse essere così assolata. Ma perché? Perché sì, è evidente, perché tutto si svolge sotto lo sguardo divino. Dio sa tutto, come ricorda lo stesso Sant'Agostino, citando, non ricordo più chi, Dio conosce il numero dei nostri capelli, quindi Dio ci vede sempre, noi siamo esposti. E cosa c'è di più esposto che i giochi dei bambini in una strada del Nord Africa o della nostra Sicilia, con quella luce in un certo senso lancinante sotto la quale ci muoviamo e dalla quale non riusciamo, e dentro la quale non abbiamo nessun nascondiglio, per così dire. Passo all'altra, eh sì, passo in fretta all'altra confessione. L'altra confessione sono le altre confessioni, cioè Rousseau. Le confessioni di Jean-Jacques. Bene, confessa, anche Jean-Jacques Rousseau confessa,
si confessa, confessa debolezze essenzialmente, più che peccati, peccati sì, ma insomma, debolezze. Però lo fa agli uomini. Jean-Jacques Rousseau non prega, no, è una confessione non sacramentale, è una confessione di un altro tipo e tuttavia è confessione, siamo alla stessa etimologia, eh? Fateor, fateri. È la stessa etimologia, confiteor. Solo che passiamo dalla verticale, confessare al trascendente, e in un certo senso da questa figura dell'ammettere, si ammette all'onnipotente il proprio peccato, si passa da questo tipo di organizzazione, da questa di dimensionalità, se vogliamo, figurale, allo svelamento. E lo svelamento si svolge, che è l'altra forma del fateor, no? Della radice etimologica, confessare, che è l'ammissione e anche lo svelamento, lo scoprirsi, il rendersi manifesto. E questo svelamento è dalla trascendenza all'immanenza, per così dire, delle relazioni umane. Si confessa, ma agli uomini, si confessa rivolto agli uomini. Non prega Dio, prega gli uomini, prega in un certo senso gli uomini, cioè si svela sperando che gli uomini, i suoi contemporanei, i suoi giudici, coloro che lo leggeranno, manifesteranno benevolenza nei suoi confronti e piuttosto che giudicarlo, possano trarre dalle sue debolezze insegnamenti per la vita, per la loro vita, per la comprensione dei loro moti. Così. In questo modo la confessione come tale cambia di statuto e di senso. Esce, dicevamo, dall'orizzonte della preghiera per entrare in quello della testimonianza. Se la ammissione si incastonava nella preghiera, lo svelamento, lo spogliarsi, diventa invece che preghiera, diventa testimonianza. Le confessioni di Rousseau sono quindi il suo essersi, il suo testimoniare la debolezza a cui l'uomo può andare incontro quando la formazione del carattere subisce effetti di devianza, che è tutto il grande tema delle confessioni. Confessione di Rousseau, quest'idea che lui è di buon animo, ma è suscettibile, costantemente suscettibile di subire gli effetti delle devianze che sono dovute essenzialmente a una forma sentimentale di forte passionalità e di veemenza del sangue, per così dire, no? Rousseau ama molto, Rousseau è molto appassionato e questo non si concilia bene con il buon animo, per così dire. Quindi essere di buon animo significa coltivare dei sentimenti pacifici, dei sentimenti di affetto familiare e invece sentire dentro di sé la spinta, che è quello che lui racconta di sé, la spinta di questa passione impellente e fa sì che la vita sia una vita inevitabilmente una vita di sofferenze ed è proprio questo tipo di contrasto che è ciò che lui mette in scena. Mette in scena perché tutto il racconto della sua vita è questo, quantomeno della sua vita fino a quando
Nancy andrà a Torino, quindi il primo abbandono di Madame de Vins, e quindi tutta la fase della primissima infanzia, tutta la fase dell'adolescenza, insomma, fino, diciamo così, fino ai 16 anni, per intenderci. E si ricorderà quindi il valore dello spogliarsi da che? Dello spogliarsi dalla vergogna, dello spogliarsi dal ritegno, per riuscire a render conto a tutti di quel sentimento di essere speciale, diverso, di avere dentro di sé delle forme del passionale, del sentimentale che non vede negli altri, no? Che lo fanno sempre sentire quello diverso dagli altri, quello in un certo senso speciale, ma forse anche quello che dovrebbe più degli altri vergognarsi di quello che è. E quando non è preso invece dall'idea che lui è colui che in un certo senso l'eroe, il predestinato, se vogliamo, che accompagna Rousseau per tutta la sua vita, quel suo essere sempre fuori posto, no? Sempre in un certo senso carico di ragioni e motivi non condivisi, che fa sì che lui in società lui sia sempre quello accolto e al tempo stesso quello additato, additato più che rifiutato, ma accolto ma additato come quello diverso. Ebbene, le sue confessioni sono la ricostruzione di quegli eventi, soprattutto quelle condizioni di partenza, per dire, eh? E qui torno al mio titolo, se vogliamo, l'efficacia delle origini, eh? Condizioni di partenza. Condizioni di arrivo al mondo, cioè con le condizioni dentro cui si comincia a prendere posto su questa terra, che lo fanno essere così diverso, a suo dire, così in un certo senso il contrasto si manifesta molto spesso come la forza della fragilità, no? E lui si considera forte della sua fragilità. E le confessioni hanno anche questo ruolo, cioè espongono questa fragilità perché di questa fragilità l'esposizione che Rousseau ne dà diventa la sua forza. Quindi sarebbe un animo sensibile, molto sensibile, eh? Un animo sensibile, ma un animo irritabile, sensibile e irritabile al tempo stesso, eh? Messo costantemente alla prova. E una propensione per l'immaginazione, per una capacità immaginativa, no? Lui si attribuisce questa forza immaginativa, questo immaginarsi, che è mal connessa con la realtà delle pulsioni. Cioè c'è un desiderio pulsionale e una forza immaginativa che talvolta si incontrano, raramente, nei momenti felici, ma che per lo più slittano una sull'altra, si staccano. E quindi c'è la forza della pulsione, il desiderio del piacere, e al tempo stesso questa idea dell'immaginazione che tra di loro prendono gioco, per lo più, quasi sempre nella vita di Rousseau, tra di loro c'è gioco, per cui acquistano autonomia e ciascuna va per la sua strada, solo che la pulsione, non accompagnata dall'immaginazione, non trova neppure il coraggio di manifestarsi come tale e quindi non produce, è una pulsione improduttiva e l'immaginazione produce, ma non produce realmente, produce in un mondo che è il mondo fantastico. E il tempo trascorre, per cui qui avrei delle cose da leggervi, però faccio riferimento a quello che voi tutti sapete, che è il grande tema dell'onanismo russoiano, e cioè in questo che è stato ripreso abbondantemente, come vi ricorderete tutti, da Derrida della grammatologia, l'idea del supplemento, ricorderete questo tema. E ci sarà un momento in cui lui si vedrà costretto a separare il piacere
concreto, il piacere della soddisfazione pulsionale nella realtà, rispetto a una dinamica che invece è la dinamica dell'immaginazione, per cui troverai il piacere soltanto immaginando, e quindi in questa masturbazione con queste immagini delle sue donne amate. Mi vedo costretto a correre un po', quindi salto alcune citazioni che avrebbero, diciamo così, convalidato quello che sto dicendo. Per passare a questa idea della scena discorsiva, se prima con Sant'Agostino le confessioni prendevano vita, diciamo così, a partire da una scena infantile, che era una scena astratta, piazza assolata, dicevo, giochi di bambini, le cose che fanno il loro corso, perché è così che si va, perché i bambini corrono, perché se c'è una palla, perché l'idea è questa, se c'è una palla che scorre, si corre dietro, indipendentemente se si fa del male o del bene, ma solo che si è sempre sotto gli occhi del Signore. Qui invece no, qui siamo in tutt'altro mondo. La scena discorsiva è un interno, lume di candela, effetto e affetto notturno di una famiglia, tra mura domestiche. Rousseau nasce e la sua nascita causa la morte della madre, come ricorderete. Il padre lo ama ancora di più per questo, e passa il tempo con lui e passano le notti a leggere i romanzi della madre. E quando lui è un po' più, quando lui potrà leggere anch'egli, leggeranno insieme. Si scambieranno i turni nella lettura e faranno l'alba leggendo i romanzi della madre. E Rousseau cresce nell'affetto familiare, cresce immerso in questa atmosfera dell'affetto familiare, ma è un affetto protettivo, è un'atmosfera rinchiusa, se vogliamo, è un'atmosfera dolce e al tempo stesso ingabbiata. Occlusa. Rousseau non ha percezione nei primi anni della sua vita dell'esterno, del di fuori. Lui non ha amici, non gioca con i bambini. Rousseau vive tra la zia che gli vuole bene, tra il padre che lo adora e l'immagine è piuttosto questa. Infatti, i suoi primi momenti espansivi saranno quelli che, quando poi andrà a Bossé a studiare dalla signorina, dal curato e sua sorella, la signorina Bercier, che è quella che gli farà conoscere anche il piacere di essere fustigato. Bene, dopo Rousseau si esce dalle confessioni, non ci si confessa più. Dopo Rousseau, ma pochi anni dopo, perché siamo nel Settecento, c'è il Settecento di Rousseau, ma c'è anche il Settecento, c'è quell'altro Settecento. Nel 712 nasce Rousseau, nel 725 nasce Casanova. È un altro mondo. Intanto non siamo nel calvinismo ginevrino, ma siamo a Venezia. E maschere, teatri, i genitori sono teatranti e quindi è tutta un'altra storia. Ma soprattutto come chiamarla? Se la prima era confessione sacramentale, quindi una logica dell'ammissione, se la seconda era la confessione, in una logica rivolta agli uomini, quindi in una logica dello svelamento, qui invece abbiamo un'altra cosa, che come anche le confessioni di Sant'Agostino, come anche, dal mio punto di vista, soprattutto le confessioni di Rousseau, ma la storia della mia vita di Casanova, è un grande divertimento, una lettura molto molto divertente, molto, perché è avventurosa, perché sono avventure, sono, no? E io lo chiamerei
raccontarla per riviverla. Allora, non c'è nulla del confessionale. All'età di 72 anni, Giacomo Casanova decide di scrivere la propria vita. Perché lo fa? Perché lo fa? Perché a 72 anni ti metti lì a scrivere una roba monumentale, una cosa che prende, è mai più lunga della Ricerca del tempo perduto, che è un'altra forma assai diversa di pseudobiografia, che non è però quella quinta che vi dicevo. Quella è un'altra storia e non l'ho voluta prendere in considerazione, non l'avrei mai fatto. Invece questa sì, questa però una quantità di pagine che devono essergli costate fatica a quell'età. No, e apparentemente non gli sono costate fatica. Questo si è messo a scrivere un'autobiografia che è la storia della propria vita. Nutrita da un'inverosimile quantità di ricordi, di dettagli, di nomi, di circostanze, come ha potuto e perché? Perché scrivere questa roba? Beh, ve lo faccio dire da lui. Io pretendo l'amicizia, la stima e la riconoscenza dei miei lettori. Quindi si rivolge ai lettori, ma non li prega di stimarlo, la pretende e offre loro un'opera che è un'opera divertente. Cioè, non si aspetta che questi debbano scontrarsi con i drammi della vita. Se la lettura delle mie memorie li istruisce, li diletta. La stima, quindi la riconoscenza, se li diletta. La stima, se rendendomi giustizia, trovano in me più qualità che difetti. La loro amicizia, appena me ne avranno creduto degno, per la franchezza e la buona fede con cui mi sottopongo al loro giudizio, senza alcun camuffamento, così come sono. Non ha, beh, come vedete, il tono è di colui che non ha niente di cui vergognarsi, cosa che invece Rousseau ad un certo punto dirà: ecco, una volta che ho detto questo, ho detto, ho fatto il grande passo, ora posso dirvi anche altre cose perché la maggiore difficoltà, che era quella di confessare qualcosa di vergognoso, l'ho fatto ed è passato. Non è proprio il caso di Casanova. Se mi inganno nelle speranze di piacere al lettore, confesso che ne sarò addolorato, ma non tanto da pentirmi di avere scritto, poiché nulla potrà fare in modo che non mi sia divertito. Ah, noia crudele! Quindi non aveva nessuna intenzione di passare la vecchiaia nella noia e quindi ha riscritto la propria vita per divertirsi un'altra volta. Il progetto è questo, e questo lo trovo particolarmente, come dire, energica come decisione. Cioè, riscrivo la mia vita per divertirmi un'altra volta, il che comporta al tempo stesso il giudizio sulla propria vita, cioè la mia vita è stata una vita divertente, è stata una vita vissuta, come si direbbe in alcuni casi, una vita vissuta fino in fondo, e ora che rischia invece di cadere nella noia della vecchiaia, me la riscrivo tutta per rivivere i divertimenti che mi sono fatto. Ed è da questo punto di vista non c'è una profondità, se non una certa filosofia, ma è la filosofia del libertinismo settecentesco, è la filosofia anche cristiana, oltretutto, ma è una filosofia tipicamente settecentesca dell'idea che il piacere non ha nulla di male in sé e che quindi la vita vada presa, bevuta, in tutte le sue manifestazioni, perché e più la si prende, meglio è. C'è una sua divertente aforisma che dice che noi non sapremo mai se
Lui si dichiara credente, ma insomma dice non sapremo in quanto conoscenza, la nostra conoscenza certa, non sapremo mai se di là al di là della morte c'è o non c'è qualcos'altro, se c'è o non c'è la vita. Lo si può credere, d'accordo, ma non lo sapremo. Ed è una conoscenza che si potrà ottenere, è una conoscenza fondamentale d'altra parte, perché dice, sarebbe fondamentale saperlo, ma è una conoscenza che la si potrà ottenere soltanto dopo. Quindi io preferirei morire il più tardi possibile perché come tipo di conoscenza, pur con tutto l'interesse che ha, mi sembra che costerebbe troppo morire per averla, per comprarsela. Quindi è una filosofia del tutto immersa, diciamo così, in un vitalismo che è la realizzazione di questa espansione del principio vitale. Ma in che termini però? Dunque, dicevo, non c'è alcuna trascendenza. Nonostante si dichiari credente, non è in gioco alcunché dell'ordine del religioso, del divino, non c'è nessuna numinosità, come invece ritroveremo più avanti. E ci sono soltanto delle reti. È come se la vita di Casanova gettasse reti ovunque e percorresse queste reti, che sono reti di relazioni essenzialmente, reti di relazioni con altra gente, con le occasioni, con le circostanze, ci sono salotti, ci sono camere da letto, ci sono carrozze, ci sono piazzette, ci sono studioli, palazzi del governo, conventi, sono un mondo fatto di elementi in relazione. E il personaggio è come una sorta di jolly o trickster, no? Jolly trickster, cioè che vale ovunque ed è sempre un po' un ingannatore al tempo stesso, che sembra andare a occupare nei suoi percorsi, che sono percorsi continui, senza soluzione di continuità, va ad occupare i nodi delle reti che si formano, tutte queste reti che si formano dinanzi a lui, e le trasforma, le sospinge, le fa divenire, tira un filo, rimette a posto, manda la rete un po' più avanti, porta con sé un elemento, ma poi ne perde altri. È tutto vissuto in questa dimensione laterale, no? E lui funziona come diciamo così, come questo occupante dei posti possibili, per così dire, jolly o triste, solo che il jolly e il triste sono delle figure tipicamente enunciate, sono le figure dei racconti, questo ha fatto questo, eccolo e là, in quel posto, e che di solito sono enunciate in terza persona per lo più, e hanno un'economia narrativa relativamente localizzata, cioè è quello che sta facendo in quel luogo, quel tale che lo permette di definirlo come un jolly o come un triste, e in un certo senso circoscritta. Qui invece lui è jolly, ma in prima persona, e si sviluppa su una considerevole serie nel senso delle soap opera, cioè dei serial. E ogni volta, no, lui va a prendere un posto dentro la nuova situazione che la rete gli propone, e ogni volta questa si chiuderà per aprirsene un'altra, e sarà così. Ho calcolato, siamo nell'ordine di questo volume qui, che prende i due volumi, sono 700, ne abbiamo altri 5, e alla fine sono 7 più 5, cioè sono 4.000 pagine circa. Di cose che si susseguono le seduzioni, si susseguono le fughe, si susseguono gli accordi, i lavori, e così via. Vi è dunque una specie, essendo che si assume in proprio questo ruolo,
emerge questo problema della moralizzazione. C'è una moralizzazione costante perché si rende necessaria una specie di costante oggettivazione dell'io narrante. È come se ci fosse un perenne débrayage che deve rendere conto e giustificare delle motivazioni locali e ogni volta c'è un gioco di giudizi interni a questa rete. Lui viene mal compreso, lui viene ingannato, lui inganna, lui seduce, lui viene sedotto. E il gioco è continuamente questo di dover mettere l'io narrante lì fuori, in gioco lì, e per vedere cosa gli capita nell'enunciato debraiato. Forse non a caso il primo ricordo dichiarato, per esempio, non è un ricordo di percettivo, non è un ricordo intimo, non è un ricordo di quel che si è provato, è un ricordo che risale agli 8 anni, prima niente. E poi invece è un profluvio di ricordi. Dopo sono dettagli su dettagli, storie piene, prima niente, a 8 anni. E questo dell'avere 8 anni forse ha a che vedere col fatto che l'io non è mai semplicemente l'io che parla di sé, ma è un io proiettato in ciò che un personaggio già fa, per così dire, no? Un personaggio con una sua, diciamo così, con una sua forma di competenza avventuriera, in un certo senso. Infatti, questo primo ricordo è lui che comincia, appoggiato a un muro, col sangue al naso, e la nonna che lo carica in gondola, lo porta da una fattucchiera a Murano, e da lì tornerà. E ci sarà questa visione notturna che fa parte del rituale di una donna con crinolina bianca che lo verrà a trovare di notte. Va bene. Allora, il primo ricordo, questo ricordo di cui vi sto parlando, per fare la nostra serie delle scene discorsive, inaugura una scena discorsiva dei tratti dominanti. Ci si sposta nello spazio per produrre incontri. È questa dimensione laterale delle relazioni. Vi dicevo, a partire da questo primo incontro, noi abbiamo continuamente uno spostamento del nostro personaggio da una relazione all'altra relazione e si sposta nello spazio concreto, nello spazio della topografia prima del Veneto, tra Venezia, Murano, Padova e poi di nuovo, a un certo punto, fuggendo, partire per andare in tutta Italia, poi in tutta Europa, come sapete. E costui non è altro che questo continuo spostamento che si inaugura col suo primo ricordo. Ci si sposta per incontrare i nodi di questa rete. Dunque, 324. Forse bisognerebbe che io mi fermassi qui. Allora, vi accenno soltanto al fatto che il successivo sarebbe stato Ricordi, sogni e riflessioni di Jung, e dove lì invece, al contrario del raccontarla per riviverla, abbiamo tutta un'altra tematica che è lo scavo e l'elaborazione, cioè il riportare alla luce, l'idea dell'autobiografia in quanto riportare alla luce non è semplicemente quel che si ricorda, niente affatto. Quel che si ricorda dal punto di, per Jung è po poco rilevante, ma è quello che è tutto ciò che si fa con quello che si ricorda. Ci si ricorda di qualcosa e questo qualcosa lo si ricorda esclusivamente se è diventato un contenuto psichico da elaborare sulla base del principio che apre il prologo del suo testo, che è: la mia vita è la storia dell'autorealizzazione di un inconscio. Ora, quello che sono i ricordi, cioè nel testo di Jung ci sono tantissimi ricordi che mancano in tutti gli altri, tantissimi ricordi di piccole percezioni di quando aveva 2 anni, 3 anni. E questo è curioso nelle biografie, come ci sia questa capacità o meno di agganciare il proprio ricordo impresso, diciamo così, l'immagine del ricordo a età così diverse. Perché
che si può partire da 2 anni, ma questo capita anche tra di noi, ce lo possiamo dire, no? Ah no, io il mio primo ricordo ce l'ho a 2 anni, io no, ce l'ho a 4, ce l'ho più o meno. E Sant'Agostino nega di avere dei ricordi prima dei 5, e 4, 5, Casanova 8, prima degli 8 anni niente. E anche lo stesso Rousseau non ci racconta cose vissute nei primissimi anni della vita, mentre Jung vede dalla sua carrozzina, dal passeggino, i riflessi del sole. A un certo punto gli tolgono la copertina e vede i riflessi del sole attraverso le foglie e la trova una cosa meravigliosa. Si ricorda di quando con sua madre era sul bordo del lago di Ginevra, no, scusate, il lago di Costanza, perché tornava al posto di nascita, a trovare degli amici, e c'è questo riverbero della luce sull'acqua, e poi la nonna che gli fa vedere il tramonto sulle montagne lontane, le montagne di Zurigo. E tutti questi elementi sono elementi di cui lui incamera il senso, per così dire, cioè si impone nella propria autobiografia, anzi è una cosa che scopre nel farla. Lui non aveva mai deciso di farla, è stato invitato a farla, si era molto c'era anche rifiutato per parecchio tempo di mettersi in questa avventura, ma a 83 anni si accinge grazie all'insistenza dei suoi collaboratori, e scopre che in realtà tutti questi ricordi possono essere reinfilati, diciamo, ritessuti in una storia che è l'autorealizzazione di un inconscio, e in questo, diciamo così, il senso che dà a questo suo ricordo, va bene al di là del ricordo puro e semplice, diciamo, in un certo senso. E, tra l'altro, c'è questa è svizzero, quindi anche Rousseau era svizzero, ma insomma Jung percepisce la Svizzera come nella sua orografia, per così dire, e c'è un'immagine del suo mondo infantile che ricorda abbastanza l'idea di quello che Julien ci racconta del paesaggio cinese. Quando ci fa scoprire che in Cina paesaggio si dice Shuang Shui, cioè montagna e acqua, e per Jung è esattamente questo. Per Jung c'è l'acqua e la montagna, sempre, e lo accompagnerà per molto tempo. L'idea che non potrà mai staccarsi dall'acqua, e lo scopre quando con sua madre è sul lago di Costanza, dice non potrò mai vivere lontano dall'acqua, tant'è vero che alla fine costruirà la sua torre con le sue mani a 80 anni sul lago di Zurigo, e la montagna come questo elemento è sempre un po' lontana, eh? La montagna laggiù, ma è là dove ci si eleva, quindi c'è questa tensione tra il profondo, psicologia del profondo se volete, e l'acqua come elemento della profondità e l'elevazione, nella forma di religiosità, allora, cristiano calvinista, ma abbastanza sui generis, che è quella di Jung stesso. Bene, io chiudo perché altrimenti non c'è tempo per gli altri. Vi dico soltanto che poi mi sono accorto che quel raccontarla per riviverla mi faceva venire in mente qualcosa, mi faceva venire in mente qualcosa, ed era a un certo punto il titolo dell'autobiografia di Gabriel García Márquez, che è Vivere per raccontarla, che è un bellissimo romanzo, un bellissimo testo, è una bellissima autobiografia, ed è laddove Márquez va all'incontro delle motivazioni del suo essere scrittore, come ricorderete, perché è un testo molto letto. Vi ringrazio, mi fermo qui, altrimenti no, non si potrebbe. Bene. Grazie, grazie.
Grazie, molto bello, molto interessante. Spero che ci sarà il tempo di poi alla fine per qualche domanda e per qualche intervento, perché ha aperto effettivamente molti spunti il tuo intervento. E, fra l'altro, poi ci sarà anche un intervento di Erminia Ardissino proprio sull'infanzia nelle autobiografie, quindi hai toccato anche un punto che poi torneremo a sviluppare. Adesso invece presenterei Gabriele Vissio e Marco Viola. Gabriele Vissio è assegnista presso l'Università di Torino, lo sono entrambi, sia lui che Marco Viola. Gabriele si occupa di filosofia della scienza e in particolare di questioni che riguardano la salute e in effetti lavora ad un progetto che si chiama Sali in Terra, la salute come immaginario sociale e religioso, che è finanziato dalla Fondazione CRT. Si è occupato anche di religione e ha lavorato al progetto di ricerca Nemo Sancti anche lui. Invece Marco Viola fa parte del progetto di ricerca ERC Facets e il suo ambito sono le scienze cognitive e possiamo dire la filosofia della mente, quindi per esempio le relazioni tra la filosofia, le neuroscienze e così via. Dunque oggi ci presentano un intervento che ha a che fare con le conversioni in ambito scientifico e quello che loro chiamano il St. Paul Effect. Quindi vi lascio la parola, grazie. E prego, se dovete condividere, condividete pure, insomma, tanto sapete gestirvi meglio di Sì, me, sì, sì. diciamo. Grazie Jenny. Ditemi solo se vedete correttamente tutto, se vi vedete bene le slide. Sì, per adesso sì. Ok, perfetto. Allora, io intanto ringrazio Jenny, ringrazio tutto il gruppo di ricerca di Nemo Sancti per l'invito. Per me personalmente è un po' tornare indietro di un annetto, perché in realtà, come ha detto Jenny, io collaboravo come assegnista di ricerca, ho collaborato per più di un anno come assegnista di ricerca a Nemo Sancti, e in parte l'idea di questa presentazione che facciamo oggi io e Marco insieme è nata un po' già in quel periodo, non c'era ancora l'idea di questo seminario sul tema dell'autobiografia che ci ha anzi molto aiutato a inquadrare l'argomento, però questa idea del sample effect, che poi sarà più Marco a presentare nella sua parte di intervento, in realtà nasce già lì. Allora, io intanto sono anche molto contento di parlare dopo il professor Marciani, perché in realtà il professor Marciani come dire, ha presentato la serie di autobiografie che ha letto nella sua vita e di cui ci ha parlato oggi, un po' come, diciamo così, rapsodica, casuale, eccetera. In realtà è un'ottima scelta di autobiografie perché, quantomeno, Sant'Agostino, Rousseau, rappresentano due momenti centrali nella storia del genere autobiografico. Sant'Agostino, per l'importanza che poi il testo delle confessioni ha avuto nella storia dell'autobiografia e comunque dello scrivere di sé, diciamo così, nella cultura occidentale e soprattutto in quella parte della storia della cultura occidentale che è stata seriamente, ampiamente segnata dall'avvento del cristianesimo, Rousseau, perché è in fondo canonicamente riconosciuto dagli studi in materia come un po' il modello, quello delle confessioni, del genere autobiografico moderno. Allora, io partirei dando una definizione minima di autobiografia che è molto conosciuta, viene da questo studioso vicino in realtà anche all'ambito della semiotica. Io e Marco siamo due filosofi, insomma, spero di non dire delle castronerie, insomma, quando ci avventureremo un po' di più in cose vicine alla disciplina che ci ospita in questo seminario. Questo Philippe Lejeune, che appunto ha definito l'autobiografia, secondo me, in maniera abbastanza efficace e anche sufficientemente ampia da consentirci di lavorare un po' su questa definizione. Lui dice: l'autobiografia è il racconto retrospettivo in prosa che
che una persona reale fa della propria esistenza, fa circa la propria esistenza, quando mette l'accento, aggiunge Lejeune, sulla sua vita individuale, in particolare sulla storia della propria personalità. In realtà poi Lejeune sviluppa un concetto molto interessante, Un concetto interessante che di nuovo mi permette di ricollegarmi all'intervento del professor Marciani, che ha esordito richiamando una citazione di Grimace, che se insomma, la riporto correttamente, dice l'autobiografia è un insieme, un guazzabuglio, un groviglio di menzogne. Dicevo, la nozione di patto autobiografico che introduce Lejeune in realtà un po' si lega a questa definizione, perché cos'è che di questa definizione di Greimas ci colpisce, ce la fa percepire come arguta, intelligente, curiosa, interessante? Il fatto che mette l'accento sul carattere menzognero dell'autobiografia. Perché questo ci interessa? Perché questo attira la nostra attenzione e ce la fa percepire appunto come arguta? Beh, direbbe Lejeune perché in realtà contravviene un po' l'affermazione di Greimas a ciò che noi sappiamo dell'autobiografia, ciò che noi intendiamo quando parliamo di autobiografia, perché l'autobiografia presuppone sempre un contratto, dice Lejeune, tra l'autore e il lettore circa la verità dei fatti raccontati. Ciò che distingue l'autobiografia da un'opera di fiction in prima persona, raccontata in prima persona, è proprio il fatto che il narratore, che coincide con l'autore, si presenta i fatti che racconta al lettore come fatti veri. Eh? Dopodiché che siano davvero fatti veri o che ci siano degli elementi di rimozione piuttosto che di deliberata menzogna da parte dell'autore, sta nel gioco contrattualistico, no? I contratti si stabiliscono, dopodiché possono essere rispettati oppure no, e quindi poi i contraenti eventualmente ne traggono poi le loro conseguenze. Quindi diciamo che a partire da questa definizione minima di autobiografia, di patto autobiografico che Lejeune presenta, noi vorremmo attirare un po' l'attenzione, vorrei io attirare un po' l'attenzione in questa parte introduttiva sul fatto che l'autobiografia rappresenta un atto di veridizione, cioè di dire il vero. E di dire il vero su se stessi. È un testo che ha questo obiettivo, che ha questo, in fondo, anche presupposto. In tal senso, secondo me, l'autobiografia non può che essere, inquadrata, lo sviluppo dell'autobiografia, della storia dell'autobiografia, non può che essere inquadrata, in una doppia storia filosofica, diciamo così, di due concetti, di due temi filosofici, peraltro molto complessi, che noi accenneremo soltanto per ciò che ci è utile poi per introdurre proprio il discorso sul sample effect e sulle autobiografie scientifiche. Da un lato, la storia di come si è costruita la soggettività, di come in Occidente, quantomeno nella cultura europea, occidentale, per quanto lo sappiamo, i confini di che cosa voglia dire cultura europea occidentale sono sempre molto difficili da maneggiare, insomma, sono sempre, come dire, delle astrazioni che noi facciamo per delimitare un po' il nostro campo di lavoro, ecco, bisogna prenderli un po' con le pinze. E d'altro canto, invece, una seconda storia su come in Occidente si è concepito il raggiungimento della verità, no? I metodi, i mezzi con cui noi abbiamo fatto emergere, abbiamo scoperto, abbiamo in qualche modo disvelato ciò che di volta in volta nel corso della storia abbiamo identificato come la verità. In questo senso, nell'autobiografia si saldano, e lo vediamo subito, due possibili incastri tra questi termini, soggettività e verità. Da un lato il fatto che esista qualcosa come la verità di un soggetto, che il soggetto abbia una sua verità e che questa verità poi possa trovare
una sua espressione, no? Una sua dimensione comunicativa con gli altri. E d'altro canto, invece, il fatto che esista una dimensione soggettiva della verità, che esista un punto di vista sulla verità che è proprio di un certo soggetto. Questo è quello che mette in fondo anche in luce proprio quella battuta, quella citazione di Gray Mass che citava prima il professor Marciani, perché in fondo è vero che il soggetto racconta nell'autobiografia una sua verità, ma racconta anche una sua verità sul mondo, sulle cose. Dentro l'autobiografia, noi leggiamo le autobiografie del passato, dei soggetti, degli individui vissuti nel passato, anche per scoprire un loro punto di vista sul mondo, no? Un loro punto di vista su una serie di fatti, di fenomeni di natura storica, sociale e culturale, dal punto di vista in prima persona di qualcuno. Questo, per esempio, è anche ciò che avviene quando noi studiamo l'autobiografia, per esempio, dal punto di vista della storiografia, no? Adesso non apro il tema perché è complicatissimo, è complesso. La storiografia del Novecento ha avuto tutta un rapporto difficile anche un po' con il genere autobiografico, però tutto sommato, come dire, l'autobiografia rimane ed è un modo per accedere a un punto di vista soggettivo sulla realtà, sulle cose. Diciamo la verità del soggetto. Ecco, allora in questo senso l'autobiografia si inserisce in una storia molto complessa che in realtà è divenuta oggetto di interesse per i filosofi e gli storici della filosofia, ma anche gli storici della cultura in tempi relativamente recenti, figure importanti che qui non abbiamo modo di approfondire molto, ma che io cito anche per chi avesse poi interesse di approfondire queste cose e che hanno inaugurato un po' tutto un ambito di studi in questo senso. Sono per esempio Michel Foucault, Pierre Hadot e Peter Sloterdijk, che hanno insistito, ognuno di loro con un framework concettuale molto originale, personale e appunto individuale, sull'idea che la filosofia, la storia della filosofia, soprattutto la storia della filosofia antica, abbia in qualche modo concentrato i propri sforzi su un modo particolare di intendere appunto la filosofia. E questo modo particolare di intendere la filosofia, ci dice per esempio Pierre Hadot, è diverso dal modo con cui hanno inteso la filosofia i moderni. Se per i moderni la filosofia è un esercizio intellettuale di comprensione del mondo, la creazione di un sistema teorico che ci aiuta a interpretare la realtà fisica, ma anche sociale, politica del mondo in cui viviamo, ecco invece per la filosofia antica, o per gran parte, diciamo così, della filosofia antica, secondo questi autori, più centrale è l'idea che la filosofia sia invece una ricerca della vita buona. E dice per esempio Hadot, un vero e proprio esercizio spirituale, dove con esercizio spirituale andiamo a intendere una forma di filosofia più orientata a una certa pratica, a una certa costruzione del sé, se volete, a un certo modo di lavorare su di sé, piuttosto che appunto orientata invece alla costruzione di grandi sistemi teorici. L'argomentazione poi anche storiografica che Hadot fa di questa sua tesi è molto, davvero molto raffinata, si concentra molto anche sulla centralità del conosci te stesso come elemento caratterizzante della filosofia antica, quindi di una conoscenza che è innanzitutto rivolta all'individuo stesso, no? Che deve al comando, al compito di conoscere se stesso e, conoscendo se stesso, di anche trasformare
se stesso. Ora, non avevo pensato di fare riferimento anche ad alcune altre cose, però diciamo, adesso ci passerei sopra un po' velocemente, anche visti un po' i tempi, però se vogliamo poi ritornare su questo, magari nella fase delle domande possiamo ritornare. In ogni caso, dicevamo, quindi la centralità del conoscere se stessi è legata al tentativo che i filosofi fanno nel mondo antico di raggiungere uno stato particolare della soggettività, tendenzialmente uno stato di perfezione, che poi questa perfezione si declini in vario modo e in contenuti diversi, dipende anche dalle diverse scuole di pensiero, ma in ogni caso esiste un po', si viene a formare nel mondo antico l'idea che ci sia un lavoro del soggetto su se stesso. Anche se ovviamente la parola soggetto in questo caso è un nostro anacronismo, un po' per comprendere, per spiegare anche questo processo, e che questa conoscenza sia sempre finalizzata in qualche maniera a una pratica sul sé, a una tecnica del sé, diranno poi Foucault e riprendendo Foucault lo stesso invece Sloterdijk. Tecnica del sé che ha sempre la funzione di trasformare appunto la soggettività secondo un modello esemplare di perfezione. Avviene qualcosa poi nel mondo moderno e avviene un po' nel periodo in cui dicevamo prima con Marciani, si affaccia anche il concetto moderno, la pratica moderna dell'autobiografia, un po' contemporaneamente a Rousseau e ad autori della stessa epoca, e cioè la dimensione di scoperta della soggettività. La dimensione anche di richiesta da parte di certi saperi e certi contesti nei confronti del soggetto di dire la verità si trasforma. Nel frattempo il cristianesimo ha introdotto la pratica della confessione, questo è un aspetto molto approfondito da Foucault in diversi suoi scritti. Io qui vi cito semplicemente graficamente Malfare e dir vero, che è un corso tenuto da Foucault all'Università di Lovagna nel 1981 e che approfondisce in maniera molto interessante questo aspetto. Ma diciamo che verso la fine del XVIII secolo, la confessione, e quindi anche questo metodo di esplorazione della verità del soggetto, questo atto di veridizione, di dir vero su se stessi, che è la confessione cristiana, slitta, secondo Foucault, in un nuovo ambito, in una nuova direzione, che è quella invece del discorso scientifico. C'è un caso molto particolare, molto bello, di un vero e proprio testo autobiografico che Foucault analizza durante un seminario che lui tiene al Collège de France. Vi dico solo qualcosa su questa storia perché penso sia molto bella e consiglierei davvero a chi è interessato a questi argomenti di approfondirla, di leggerla. Si tratta di un caso di parricidio, cioè di omicidio nei confronti del proprio padre, compiuto da questo contadino ventenne, Pierre Rivière, nel 1835, nel giugno del 1835. Foucault e i suoi collaboratori, studenti, ricercatori mettono le mani su un materiale molto interessante relativo a questo caso. Questo materiale comprende diverse perizie mediche, tutti gli atti processuali poi del processo condotto nei confronti di Pierre Rivière, e poi la cosa forse più originale, interessante e particolare di tutto l'archivio, sulla memoria che Pierre Rivière aveva scritto sul proprio caso. I giudici chiedono, la corte, gli inquirenti chiedono a Pierre Rivière di raccontare la sua verità, no? Di raccontare la verità circa il suo crimine, il suo delitto. Sì, ho detto prima parricidio, ma in realtà è matricidio, scusate. Pierre Rivière uccide
la madre, la sorella e il fratello, che racconta in questa memoria, vessavano il padre in un ambiente familiare tossico, molto, molto complicato e pesante. Allora, la cosa interessante di questa memoria di questo Pierre Rivière è un po' anche la modernità psicologica del testo. Nonostante noi abbiamo a che fare con un contadino, appunto, un giovane contadino degli anni 30, dell'Ottocento, che si professa sostanzialmente quasi illetterato, in realtà il racconto di Rivière è avvincente, no? Io quando l'ho letto ho quasi pensato di leggere il Canovaccio o comunque la trascrizione di un moderno programma di approfondimento della cronaca, no? Sembrava di avere Franca Leosini che faceva parlare un qualche condannato per un delitto efferato dei nostri giorni. Perché c'è questo elemento di modernità? Beh, perché Pierre Rivière racconta non tanto il delitto in sé, che riassume in pochi passaggi, in poche righe, ma offre una complessa, articolata ricostruzione di un percorso biografico più ampio che porta al lettore tutti gli elementi che secondo l'autore lo hanno portato, l'hanno condotto poi al gesto insano di matricidio. Ora, perché Pierre Rivière è importante e interessante? Beh, perché ci attesta, ci dimostra come in questo periodo storico noi abbiamo un interesse da parte di discorsi specialistici, particolarmente la giurisprudenza e la psichiatria, sulla confessione, sul racconto autobiografico, l'autobiografia di un condannato o comunque di un imputato. Ed è anche molto interessante perché poi, come rilevano gli studi che si associano a questo materiale fatti appunto da Foucault e dai suoi collaboratori, il diritto e la psichiatria utilizzeranno in sede processuale il materiale autobiografico fornito da Pierre Rivière per giungere a tesi diametralmente contrapposte, l'una propendente per la condanna e qui, sulla base della piena consapevolezza di Rivière del suo gesto, l'altra invece favorevole a riconoscerne la follia e quindi poi la non piena responsabilità nei confronti delle proprie azioni. Non approfondisco oltre, ma sappiate che in questo periodo storico, appunto, il discorso autobiografico, nel genere, diciamo così, della memoria, per esempio, diventa oggetto di viene oggettivato nell'oggetto di un discorso scientifico, come quello della medicina, della psichiatria, ma anche poi delle scienze giuridiche e così via. Parallelamente, noi abbiamo un'altra trasformazione in corso del rapporto soggettività-verità, che non è irrilevante poi per la storia anche dell'autobiografia. Io vi cito qui un lavoro molto importante di due storici della scienza, Lorraine Dustin e Peter Galison. Objectivity, in questo grande libro sul concetto di oggettività e sulla sua storia, dove i due autori espongono anche teorie molto interessanti su altri momenti, diciamo, della storia moderna della scienza, i due si soffermano su una trasformazione interessante che avviene proprio nel corso del XIX secolo. Nel corso del XIX secolo, ci dicono questi due autori, l'idea di oggettività si sposta da un'idea già moderna, ma diciamo della prima modernità, che vede nell'oggettività una sorta di dovere da parte dello scienziato, del sapiente, nei confronti della fedeltà alla natura, bisogna essere fedeli a ciò che la natura ci fa vedere, ha un'idea un po' diversa di oggettività che si sviluppa appunto nel corso del XIX secolo e che loro riconoscono essere un'oggettività che emerge sempre di più come assenza di soggettività. Cioè gli scienziati nel corso del XIX secolo cominciano a intendere come dato oggettivo quel dato depurato di tutti gli aspetti soggettivi che il soggetto conoscente si porta appresso nel momento in cui esplora la natura e la realtà intorno a sé.
Tra l'altro, questo poi verrà particolarmente consolidato con l'introduzione di sempre più sofisticati strumenti di osservazione della realtà, prima su tutte la fotografia, di natura meccanica, no? Che quindi permettono almeno apparentemente di eliminare il tratto soggettivo dall'atto conoscitivo. In generale si sviluppa un ethos scientifico, una sorta di, chiamiamola così, in termini un po' semplicistici, una sorta di deontologia per scienziati, in cui gli scienziati sono obbligati, si obbligano a ridurre il più possibile il tratto soggettivo del loro processo di scoperta dalla loro pratica scientifica. Questo vuol dire che l'autobiografia scompare dai testi scientifici? Vuol dire che gli scienziati smettono di raccontare anche loro la loro autobiografia? In parte sì, in parte no, su questo poi Marco approfondirà un pochettino le cose, però ciò che è certo è che sempre di più diventa invece chiaro, evidente, rilevante che l'autobiografia debba assumere, e la biografia come oggetto, diciamo così, di interesse, debba assumere un ruolo più importante in altri ambiti della cultura, come per esempio il mondo dell'arte. Sempre di più gli artisti diventano oggetto di interesse biografico e diventano produttori di vere e proprie autobiografie. Il pubblico è interessato all'autobiografia degli artisti, per esempio, un po' meno rispetto a quella degli scienziati. E un autore come Hans Georg Gadamer, un importante filosofo del Novecento, ha rilevato per esempio in questo un dato interessante, cioè nel fatto che sempre di più, col fatto che la verità, diciamo così, diviene oggetto di pertinenza sempre più esclusivo del discorso scientifico, col fatto che gli artisti non sembrano essere privati a favore invece degli scienziati di un accesso alla verità, ecco, sempre più centrale diventa l'idea che l'arte sia un costruire la propria vita. In maniera artistica. Nasce l'idea dell'artista bohemien, per esempio, nasce l'idea dell'artista outsider con una vita, diciamo così, più interessante di quella dell'uomo comune. Ecco, lo stesso non avviene, o almeno non avviene in maniera così evidente, forse per lo scienziato, ma ciò non significa che l'autobiografia non mantenga o non riscopra un suo ruolo all'interno poi del discorso scientifico. Io su questo magari adesso lascio invece la parola a Marco. Sì, io provo a... Intanto ti ringrazio e poi provo questa funzione che mi era... Sì, ti ho provato la cosa. Secondo me no. Ma allora, il gioco che vorrei fare è non tanto quello di dare delle risposte specifiche, particolari, quanto quello così di scombinare un po' le acque. Siamo stati lasciati da questo excursus storico di Gabriele, dove gli elementi autobiografici, non solo l'autobiografia, ma tutto ciò che si riferisce alla soggettività dello scienziato, della persona sembra interessante per gli artisti, sì, ma vie più divorziato dalla pratica scientifica. La tesi che proverò a... Io non sosterrò delle tesi, ma farò delle illazioni in questi minuti che ci rimangono. E l'illazione nella fattispecie è che gli elementi autobiografici che escono dalla porta rientrano un pochino dalla finestra. Il commercio tra religione e scienza, riprendi tu il controllo, Gabri, che tanto non siamo capaci a usare questo sistema. Voilà. Il commercio tra religione e scienza si compone di almeno due dimensioni. C'è una dimensione, diciamo, di travaso storico di superficiale, di cose facilmente rilevabili, concetti, metafore, immagini, normali in una cultura, ma anche sotterraneamente, ci insegna la sociologia della scienza, di ethos, di legittimazione sociale, cioè di norme che
non sono rivelabili a prima vista. Bisogna un po' sotto pelle andare a vedere, annusare cosa si nasconde sotto il primo strato. Nella fattispecie, slide, possiamo slide, ok. Nella fattispecie, se noi sfogliamo ad esempio questo libro di Massimiano Bucchi di cui parlavo con che succede? Ok. Con i Nemo Santieri già un anno fa, mi ricordo, scopriamo che nell'analisi della comunicazione scientifica dell'immagine dello scienziato ci sono, sembrano riemergere metafore in maniera abbastanza evidente, metafore, stili narrativi comunicativi legati all'ascetismo. Lo scienziato dunque diventa un po' un asceta moderno. Lo scienziato o la scienziata che vince il Nobel e mangia poco a Gabri, ci sei? Devo dare a te da fare il. Ok, ha una retorica dell'umiltà che ce ne accorgiamo noi quando chiediamo di essere pagati adeguatamente. Ci contrapponiamo quasi contro una retorica per cui la scienza la si fa per passione, per devozione, per chiamata. Ci sono addirittura delle reliquie, è stata proposta di istituire una banca del seme dei premi Nobel che assume un po' le caratteristiche da reliquia medievale postmoderna. Insomma, è pieno di caratteristiche che conferiscono allo scienziato un po' una sorta di reincarnazione immaginifica dello scettraico. Però c'è anche una dimensione in cui nella prossima slide vedremo un po' meglio, dove la scienza trasmette, viene eredita, diciamo, dalla religione alcune idee un po' più sottopelle. Ora, al di là dell'immagine epistemica della natura, che è il libro dell'universo scritto con caratteri matematici, che è la famosa espressione di Galileo, c'è anche un'immagine, diciamo, deontologica, diceva prima Gabriele, io sottoscrivo abbastanza, e cioè che da un certo punto di vista, in particolare secondo Merton, che andremo fra poco a conoscere, nell'Inghilterra del XVII secolo, che è l'Inghilterra della Royal Society, l'Inghilterra dove si fa nascere, secondo Merton, la scienza moderna come la intendiamo noi, la scienza non era ancora un'attività legittimata, cool. E diciamo che eredita la sua legittimità da frasi come quella di Boyle, che configura lo studio della natura come uno studiare le opere di Dio, così onorandolo. Passiamo un po' veloci su questi temi, arriviamo un po' più al dunque. Slide. Merton è considerato abbastanza unanimemente il padre della sociologia della scienza. E lui, il primo libro però che pubblicò, la sua tesi di dottorato, mi pare, nel 1938, ricalca un po' l'operazione che faceva Max Weber con l'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Allo stesso modo, l'etica puritana per lui offre un terreno di cultura propizio perché avvenga questa osmosi, questo travaso di valori, di nomos, di deontologie tra la religione e la scienza, perché si era configurato un clima di razionalismo e al contempo di empirismo, dove l'operosa osservazione della natura, che si faceva soprattutto dagli scienziati amatoriali più che nelle università, che erano dedite alla conservazione, siamo lontani dall'università humboldtiana dove ricerca e didattica vanno di pari passo. Qui c'è una contrapposizione dove il mondo nuovo che avanza, che sperimenta nel laboratorio, quasi come alchimisti, accoglie di più l'onda favorevole dello spirito protestante, laddove nel mondo cattolico sembravamo più delle università medievali, si era più affezionati alla conservazione di ciò che era scritto. Ecco, questo empirismo, dove studiare la natura è un modo di onorare Dio, è anche un modo magari per dominarla, che è molto nello spirito anche protestante che ci racconta Weber, fornisce il terreno di cultura, il terreno di cultura che riconverte, metabolizza alcune norme culturali della religione e fa diventare norme, nomos della scienza, e porterà poi Merton, slide, porterà poi la scienza a far emergere quelle quattro norme che Merton definisce un po' come uno spirito regolatore dell'attività degli scienziati, che non sono norme descrittive di come gli scienziati sono, ma sono norme prescrittive di come dovrebbero essere e dovrebbero comportarsi. Vediamola alla veloce: comunitarismo,
prima si chiamava comunismo, ma era infelice chiamarlo così, e significa che la scienza deve essere a beneficio di tutti, non privatizzata, l'universalismo che deve essere svolgibile da tutti, a prescindere da chi è la persona, e qui vediamo un elemento autobiografico e spunto, la soggettività dello scienziato e spunta dal processo scientifico, secondo questa deontologia. Il disinteresse, tu devi fare scienza perché ti piace, non devi essere pagato per gli articoli che pubblichi, ti paghiamo in reputazione. E più interessante per noi, possiamo andare avanti, scetticismo organizzato. Lo scetticismo organizzato è una norma che al contempo epistemica e deontologica, lui dice un mandato metodologico istituzionale che si può riassumere nel dubita di tutto, che è un po' l'eredità dell'empirismo inglese di David Hume di quell'epoca, che dice la scienza deve essere pronta a mettere in questione tutto quanto. Ora, queste quattro norme che sono appunto, sono lì, sono norme perché gli scienziati non è che sempre si comportano naturalmente in questi modi, se no mi insegna Gabriele, le norme là dove le cose vanno già così non servono, le norme servono a sospingere, sono diciamo costrutti sociali diffusi di una comunità che si sospinge a fare queste cose. Queste norme e in particolare lo scetticismo organizzato sono invocate spesso e diventa a volte sembrano assumere il più la guisa di serbatoi di retorica per accreditare se stessi e le proprie tesi di fronte agli scienziati. E infatti la sociologia della scienza nelle decadi successive a Merton, slide, tirerà fuori altrettante contronorme, dirà invece a volte gli scienziati si appellano al dogmatismo, dicono no, queste sono le cose giuste, e quindi ci sarà sempre un'ambivalenza, una tensione che facciamo prima a vedere in atto piuttosto che descrivere dal punto di vista teorico, che ci interessa un po' di meno. Direi che andiamo velocemente sull'altra slide. La tensione tra scetticismo e dogmatismo la vediamo quando i filosofi della scienza, che un pochino cercano di razionalizzare, di dare forma e mettere per iscritto alcune norme metodologiche, diciamo, questo è Karl Popper, ne avete probabilmente sentito molto parlare, parla del falsificazionismo, che è un modo per riscrivere in termini epistemici la norma dello scetticismo organizzato, cioè sostanzialmente dice che una scienza è vera scienza quando è possibile falsificarla. Saltiamo pure tutte le animazioni, andiamo pure a Kuhn. A lui si contrappone Kuhn, che è l'autore della struttura delle rivoluzioni scientifiche, che dirà che invece è normale che gli scienziati siano affezionati a un certo paradigma e che un paradigma verrà scartato e rimpiazzato solo quando ne avremo un altro, per poi riavviare un ciclo di scienza normale che è una soluzione di puzzle, diciamo. Ma di per sé gli scienziati sono, e quasi sembra dire devono essere, dogmatici, cioè fedeli al loro paradigma, perché se dovessero sempre scannarsi sulla metodologia sarebbero filosofi, non combinerebbero niente. Io posso fare queste battute perché sono un filosofo, voi non fatele. Nella struttura delle rivoluzioni scientifiche di Kuhn si trova questa bellissima enunciazione che noi abbiamo scoperto solo postum, quasi a conferma della bontà del nostro fiuto, che tira in ballo proprio il nostro San Paolo, cioè il principio di Planck, Max Planck, un premio Nobel per la fisica, che dice, ragazzi, ma non è che la gente che ha sempre lavorato entro un dato paradigma, cioè che è sempre stato magari un tolemaico, di colpo arriva Galileo, pubblica un libro e diventa copernicano. No, gli scienziati sono così de coccio, non si convertono. La conversione è rara e in particolare Saulo, che diventa Paolo, è un'eccezione. Ovviamente lui aveva in mente San Paolo e qui lo evoca come metafora, come vi ho detto prima, un sacco di metafore passano, ma qui oltre alla metafora e al prendere a prestito i nomi perché sono comodi, c'è qualche cosa supponiamo di più profondo. Andiamo pure oltre, Gabri, dopo il principio di Planck. Sì, Kuhn ci dice, oltre a essere d'accordo con Planck, che la gente che nasce e cresce in un paradigma si addestra con certi strumenti teorici, non lo abbandonerà, lo abbandona quando poi muore o va in pensione, raramente si converte. Kuhn dice anche che noi, il paradigma è talmente pervasivo che non è solo una serie di assunti teorici
un'introduzione del capitolo del libro che ci piace sempre scrivere e riscrivere, ma è anche un paio di occhiali con cui guardiamo il mondo. Quindi qui c'è un coniglio papero, una famosa figura bistabile, e in base alla nostra credo teorico noi ci vedremo un coniglio o un papero, e non solo i conigli paperi, ma tutto il mondo è osservabile solo attraverso le lenti di una teoria. Poi c'è una raffinata serie di elementi, di argomenti epistemologici per parlare di quanto le osservazioni siano più o meno theory laden. Ce li risparmiamo per un'altra volta. Ci interessa sapere che, sempre per la rubrica immagini prese a prestito dalla scienza, il succitato Robert Merton descriverà questo effetto che si chiama effetto San Matteo, che si basa sulla parabola del Vangelo, per cui se uno scienziato scrive magari 3 articoli invece di 2, vince un grosso grant e quindi ha più soldi, potrà scrivere più articoli e quindi ricevere un sacco di soldi in più, mentre un altro scienziato, magari ugualmente bravo in linea di principio, non riesce a prendere il treno al momento giusto e verrà affossato. E quindi questo, che è un principio che funziona nella scienza, ma forse può spiegare anche l'andamento delle economie capitaliste, fa sì che chi ha abbia sempre di più, per chi possiede è più facile accumulare. Noi vogliamo proporre, oltre insieme all'effetto San Matteo, l'effetto San Paolo. Ve lo descrivo, vi lascio 2 cenni, ma prima, Gabri, cosa impariamo dalla conversione di San Paolo? Perché? Allora, no, abbiamo pensato appunto di utilizzare questa metafora dell'effetto di San Paolo, anche un po' perché, vabbè, un po' per fare anche il verso a Merton, ovviamente, all'effetto San Matteo, ma perché effettivamente il racconto biblico di San Paolo contiene degli elementi interessanti da questo punto di vista. Io vi dico solo 2 cose. Intanto è uno di quei racconti biblici di cui all'interno del canone noi troviamo più versioni. Questo avviene con tanti racconti biblici. Chi segue il corso di cultura delle semiotica delle culture religiose di Jenny magari si è già scontrato con questo fatto. I testi della tradizione ebraica e cristiana non ci raccontano le cose una volta sola. La Genesi ci racconta 2 volte, in 2 versioni diverse, l'origine del mondo, per esempio. E a volte avviene che all'interno dello stesso libro della Bibbia, per l'appunto, noi troviamo diverse narrazioni. Da un lato notiamo subito che non è San Paolo a raccontarci nelle lettere la sua conversione. Ce ne sono dei cenni in alcune lettere paoline, in alcuni scritti paolini, ma non c'è un vero e proprio racconto completo come quello che invece noi troviamo negli Atti degli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli noi lo troviamo almeno 3 volte, al capitolo 9, al 22 e al 26. Sono 3 racconti diversi, io non ho qui tempo per analizzarne gli elementi, però tenete per esempio conto che divergono talmente tanto che a volte i personaggi in gioco fanno cose diverse nei tre racconti. Il primo è raccontato in terza persona, gli altri 2 invece sono messi in bocca direttamente al personaggio di Paolo. Ciò che è centrale, secondo noi, è questa struttura abbastanza classica e conosciuta dall'esegesi di questo testo riguarda la vista. Paolo vede come si vede con la vista naturale, sta viaggiando, ha un incidente, si sente fondamentalmente una voce nei 3 racconti, abbastanza coerente questo elemento, diviene improvvisamente cieco e dopo alcuni giorni torna a vedere perché è ora invece illuminata la sua vista dalla rivelazione. Al di là del significato teologico interessantissimo del testo, secondo noi la cosa curiosa e interessante è che questo testo presuppone una teoria della conoscenza in qualche modo, no? Non è un testo, è una narrazione, è un racconto di un testo sacro che presuppone una certa teoria della conoscenza. Una teoria della conoscenza, un pezzo, diciamo così, un elemento di teoria della conoscenza che si accorda più o meno bene con altri modelli, con modelli più noti in filosofia di teoria della conoscenza. Potrebbe essere per esempio associato all'innatismo, cioè all'idea che noi conosciamo le cose sin dalla nostra nascita e vi accediamo solo attraverso un processo di scoperta. Sì, se all'innatismo noi associamo però
l'idea di un elemento di disturbo, no? Che ci impedisce di accedere immediatamente a queste idee innate, no? Alla verità che noi già abbiamo all'interno della nostra mente sin da subito. È il caso, per esempio, del mito della caverna di Platone, no? Dove gli uomini, certo, sono strutturalmente capaci di accedere al mondo delle idee, ma sono imprigionati in una caverna, vedono dei simulacri, vedono delle ombre, e soltanto un atto di liberazione permette loro di volgersi poi verso la luce. Peraltro c'è anche tutto un tema del fatto che questo volgersi verso la luce avvenga in modo un po' violento, no? Nel racconto platonico. Io non sono un esperto di esegesi platonica, di analisi del testo platonico, però questa cosa è abbastanza nota. Sicuramente è più difficile da conciliare con l'idea che la nostra conoscenza si imprima tutta e immediatamente su una tabula rasa, no? Cioè su una mente che è vuota, no? Completamente vuota, tant'è che l'empirismo, o almeno in alcune sue versioni molto, molto note, che spesso ha ipotizzato l'idea di una mente come tabula rasa, ha potuto pensare l'idea di una conversione della conoscenza, di un cambiamento della conoscenza, solo come elemento secondo, no? Noi partiamo da una mente che è tabula rasa, riceviamo una certa conoscenza da parte delle nostre impressioni sensibili, delle nostre sensazioni, cominciamo a farci delle idee di sensibilità, e poi ci dice, per esempio, Locke, solo nelle idee di riflessione noi possiamo dubitare, cioè solo in idee che lavorano già su altre idee noi possiamo dubitare. In generale, quindi, esiste un modello di conoscenza che noi possiamo chiamare il modello della conversione, secondo cui noi passiamo non da una tabula rasa o da un'idea già immediatamente conosciuta come vera, ma da una conoscenza creduta vera, ma poi rivelatasi in un qualche processo di dubbio, di autocritica e così via, come falsa, a una conoscenza poi invece pienamente e finalmente riconosciuta come vera. È questo dispositivo, diciamo così, retorico che noi abbiamo riconosciuto in alcuni testi scientifici. Ora Marco magari lo formalizza un po' meglio. Quindi cos'è l'affetto San Paolo? Beh, traducendo dal filosofese troppo tecnico a una cosa più terra terra, per capirsi, se c'è un'evidenza scientifica, un'osservazione, un fenomeno nella natura, e ci sono due teorie, due credenze che possono essere diversamente compatibili però con questa evidenza, nel senso che, slide, l'evidenza farebbe pendere a favore il piatto della bilancia da parte della teoria C, non della teoria C'. Allora, l'effetto San Paolo è quell'effetto tale per cui, slide, a parità di condizioni, il potere persuasivo dell'evidenza è, cioè di qualcuno che ci racconta un certo fenomeno, è maggiore quando a raccontarci è, a dire ho visto è una persona, è un soggetto che non credeva, che non abitava, diciamo, e non faceva il tifo per quel piatto che viene portato giù, bensì per l'altro. Questa è una cosa, se ci pensate, abbastanza banale e comune a tutte le pratiche epistemiche, anche nella vita quotidiana. Se un interista dice ma tutto sommato fatto visto che la palla è entrata quando il gol andrebbe a favore dell'Inter, risulta meno credibile che invece, non lo so, uno juventino che dice beh, diamine, io lo devo dire malgrado tutto, anche se va contro i miei quello che vorrei, la palla è entrata, lo ammetto. Intuitivamente ci risulterebbe più credibile lo juventino a raccontarci di questo gol, se mi passate questa metafora terra terra. Questa è una cosa che sembra abbastanza ovvia, ma che stupisce ritrovare, oltre in San Paolo, che risulta particolarmente convincente come araldo del messaggio cristiano, perché lui non era un ebreo, non è un destinatario iniziale di quel messaggio, ma anzi era
partiva da una posizione ostile, allo stesso modo un altro Paolo, quasi 2 millenni più tardi, questo signore si chiama Paul Ekman, lo psicologo delle emozioni forse più famoso al mondo, sovvertirà la tesi allora dominante, che lui stesso affermerà in maniera un po' incoerente di aver creduto, che le espressioni delle emozioni siano totalmente determinate dalla cultura, quindi siano pienamente solo convenzionali, e dirà no. E sovvertendo questa tesi ci dimostrerà invece, o crederà di dimostrarci, che siano invece determinate in modo abbastanza forte dal DNA e dalla biologia. Quindi che gli antropologi hanno torto e Darwin aveva ragione. Nella slide successiva vediamo solo uno dei passi, anzi non questa, scusami, in cui lui utilizza una retorica che sembra tremendamente ispirata, tremendamente manifesta dell'effetto San Paolo. Andando avanti di uno, vediamo che lui afferma che era un agnostico e che era zelota, notate sempre il ricorso di termini religiosi, solo per quanto riguarda la metodologia, lo scetticismo. Lui è un fervente credente nello scetticismo organizzato, nella asetticità metodologica, nell'ideale di oggettività per cui l'autobiografia non conta. E tuttavia non conta l'autobiografia, tanto e tuttavia, nonostante non conti, lui ci tiene e sottolinea a più riprese che lui credeva che fosse improbabile questa cosa dell'universalità biologica delle emozioni. E poi subito si affretta a dire: ma non importa che cosa credevo io, perché appunto vuole professarsi fedele seguace di quella scienza. Però mentre si professa, vedete qui l'ambivalenza delle norme sociologiche della scienza, dice: e comunque non, io stavo da quell'altra parte. Ma a un certo punto, come una rivelazione che trasforma Saulo in San Paolo di Tarso, i dati lo obbligano quasi a fare il contrario. Ora io non andrei avanti a esaminare le varie evidenze testuali, prendeteci sulla parola quando ve ne diciamo che sono molte, ma vi descriverei la nostra ipotesi di lavoro con una battuta, cioè noi vogliamo vedere se in questo caso le idee e il modello di conoscenza sotteso alla metafora della conversione di Paolo è un modello riciclato. Che è un modello che si ripresenta nella retorica degli scienziati, che spergiurano di non far entrare elementi autobiografici, e però ti dicono che comunque quando entrano sarebbero contro il loro favore. Vogliamo anche cercare di capire se questo trucco retorico funziona e se casomai, terzo punto, non è un trucco retorico, ma è davvero una genuina prova che c'è da fidarsi di più di una persona che dice qualcosa contro le sue vecchie credenze. E infine, dal punto di vista storico, siamo molto curiosi di sapere se queste conversioni di teoria scientifica siano apparentate dalle conversioni religiose solo per isomorfismo, oppure se davvero c'è un qualche, difficile da tracciare, ma un qualche bagaglio culturale, di pattern, di pratiche culturali che si è tramandato. Quindi vi lasciamo queste domande aperte e vi ringraziamo di vostri feedback.